Giorgia, che rapporto intercorre tra il mondo dello spettacolo e quello dello sport? Date molta importanza all'attività sportiva? In teoria si dovrebbe perché per un attore il corpo è lo strumento, no? E tutto quello che possiamo fare lo facciamo principalmente col corpo, con la voce. Io invece in realtà sono una pigra assoluta, nel senso che ho fatto tantissimi sport, ma tutti per poco tempo, perché dopo un po' non so, boh, mi stufano, no? Io magari inizio ogni sport pensando ah, adesso faccio le Olimpiadi e poi ovviamente non è così perché lo sport è lavoro, sacrificio, allora dico cambio. E personalmente non amo molto le palestre, per esempio, chiuso, non, preferisco fare delle cose all'aperto, sono una brava sciatrice, ecco, quello sì. Che cosa ti ha spinto a interpretare il ruolo di una sportiva sul grande schermo? È stata sicuramente una bella sfida, cioè io amo quando, i ruoli che prevedano che tu impari a fare qualcosa, qualsiasi cosa, che ne so, magari anche un accento diverso dal tuo, piuttosto che ne so, ho fatto un ruolo in cui ero una ballerina di lap dance e quindi sono andata a prendere lezioni di lap dance e in questo caso c'era la pallavolo e io ero felicissima perché appunto ho avuto la possibilità, sebbene in tarda età, di conoscere questo sport, non solo, ma di essere allenata direi da un allenatore d'eccezione che è Massimo Barbolini, E quindi che per te è voi stato conoscete. difficile calarti in questi panni? Hai dovuto fare dei sacrifici oppure ti è venuto abbastanza naturale? No, ma devo dire che le ragazze, le mie compagne di squadra, che poi erano quelle dell'assist del Novara, sono state fondamentali per me, mi hanno aiutato, supportato, mi hanno spiegato un po' i trucchetti anche in campo, poi le ho studiate, come esultavano, così. E sicuramente la pallavolo è uno sport proprio che ti insegna la solidarietà, in questo caso femminile, in campo e fuori. E quindi loro sono state fondamentali e poi devo dire, no, la cosa un po' forse che mi ha pesato è che oltre all'allenamento di pallavolo sono dovuta andare anche in palestra a mettere un po' di muscoli, no? E quello, mamma mia, per me, cioè, già che mi metti su un tapis roulant, io, cioè, è proprio odio. Ma dico, ma perché bisogna correre e mezz'ora che sei sempre nello stesso posto, no? Cioè, veramente, non mi passa mai quella roba lì. Però la pallavolo è bellissima. Tu cosa pensi di avere in comune con una pallavolista professionista? C'è un parallelo tra un'attrice professionista e una pallavolista professionista? C'è qualcosa in comune? Guarda, c'è sicuramente l'impegno perché comunque per tutte le cose, ogni risultato che si ottiene comunque ci vuole tanto studio, tanto impegno, a parte le eccezioni, ma poi sono appunto eccezioni che confermano questa regola. Costanza, come nella pallavolo ci sono le sconfitte e ci sono le vittorie. Sicuramente sono maggiori le sconfitte in questo caso, ma sconfitte anche piccole, cioè voglio dire, se fai una proporzione, magari quanti provini fai, no? Che possono un po' essere magari paragonati alle partite, o alle convocazioni, no? Quanti provini fai, su 20 se ne va bene uno, è già un'ottima media, no? Insomma, quindi, però quando poi va bene, cioè è una grande gioia, poi però da lì inizia tutto anche il lavoro di diciamo passare un provino è la prima cosa, poi c'è tutta la registrazione, la preparazione anche al ruolo, no? Quindi sicuramente sì, un'altra similitudine è sicuramente il gioco di squadra, cioè se fai un film o uno spettacolo teatrale, a meno che non sia un monologo, ma anche in quel caso il gioco di squadra comunque con il regista, con la costumista, con il truccatore, con chi ha scritto la storia. E quando invece quando non si fa squadra ma ci si fa la guerra, e questo magari può capitare, no? Allora ne risente tutto il prodotto, perché no? Il fine comunque è la partita, il fine è il film e sono cose di squadra. Giustissimo. Per cosa pensi che le nostre giocatrici sarebbero trovate bene in qualcuno dei tuoi ruoli da attrice, al contrario? Guarda, per esempio, io ti parlo delle giocatrici dell'assist, dell'ex assist, perché ora sono tutte diverse, ma non lo so, per esempio Valeria Rosso è un pieno di energia, lei potrebbe fare
un ruolo molto comico, molto dinamico, sicuramente. E la Paggi potrebbe fare Dolce Candy. E sì, beh, sicuramente sì. Devo dire che rispetto alla, ecco, forse una differenza fondamentale fra lo sport e il cinema è che il cinema è un po' una rottura di palle quando lo fai, di palle in tutti i sensi, perché è fatto di attese, di preparazione. Infatti devo dire che i giorni in cui abbiamo girato a Novara con le ragazze hanno veramente dimostrato una grande pazienza, perché loro che sono sempre abituate, no, a fare, a muoversi, doversi rimettere alle pause, ai tempi del cinema, quindi si ferma e rifai 3.000 volte e cambia l'inquadratura e cambia le luci, insomma è stata una bella prova, insomma, di pazienza che hanno superato alla grande. Bene, senti, prima hai parlato di solidarietà femminile. Ultimamente sembra che la donna non riesca più a vivere con serenità, sia ossessionata dalla linea della forma fisica oppure completamente lontana da ogni controllo. A cosa pensi sia dovuta questa spaccatura nel mondo femminile? Ma guarda, sono due aspetti diversi, nel senso che il fatto di cercare di rifarsi a dei canoni, tra virgolette, imposti dalla nostra società, soprattutto mediatica, non ha molto a che fare con la solidarietà femminile, nel senso sono due ambiti diversi. Detto questo, è vero che se noi fra donne fossimo un po' più solidali, appunto, e un po' più di supporto tra di noi, probabilmente anche i canoni che ci verrebbero richiesti sarebbero diversi, perché noi, appunto, sempre qua il solito discorso, no? Se si fa squadra si è forti. Perché la società è molto maschilista ancora? Perché l'uomo ha capito, l'uomo difficilmente, il maschio tra. I maschi tra di loro portano rancore, è molto difficile, cioè si perdonano tutto, anche il fatto che magari la tua donna poi è andata col tuo migliore amico, sì, si incazzano, temenano, ma domani è finito tutto. Invece magari noi ci attacchiamo, adesso poi non so, vedo un uomo, non so se è d'accordo, ma insomma, invece noi magari, capito, rimuginiamo, ci facciamo queste pippe Assolutamente. mentali, portiamo. E questa roba alla fine ci frega. Perché alla fine ci fa fare dei percorsi un pochino più individualistici e quindi è ovvio che tutti i ruoli di potere sono del maschio che fa gruppo e che quindi è più forte. Ed è un peccato perché appunto noi donne, diciamo, secondo me, almeno nella situazione anche che abbiamo in questo momento, se ci fossero un po' più donne in determinati ruoli, probabilmente certe cose andrebbero meglio, insomma. Tu nel tuo libro affronti un altro tema molto importante e attuale, quello delle giovani donne che non riescono ad accettare il proprio corpo e cercano forza, e sicurezza tramite il bisturi di un chirurgo. Secondo te è una moda o è un vero problema sociale? No, è una più che problema, è una sicuramente è un dato di fatto, nel senso che i numeri ci sono, sempre più elevati, nonostante la crisi. Per esempio, c'è stata proprio questa analisi recente che, nonostante ci sia questa crisi economica molto alta, il ricorso alla chirurgia estetica invece non solo non scema, ma anzi aumenta. Quindi sicuramente è un fenomeno sociale presente da analizzare. Detto questo, io non sono contro la chirurgia, nel senso che penso, anzi conosco casi a cui la chirurgia ha risolto proprio dei disagi di vita, soggettivi e oggettivi. Qua non esiste oggettività, diciamo. Ciò che per me è una roba importante, allora quella è la verità, no? Perché di se stessi si parla, del tuo rapporto con il corpo. Detto questo, però, quello che io ho cercato anche di raccontare nel mio libro e che secondo me è pericoloso è questo rischio sempre più tangibile di cadere in una dipendenza da chirurgia, per cui tu inizi facendoti un ritocchino, poi dici, ah, che bello, ah, ma allora è facile, ah, mi ha fatto lo sconto, ah, posso pagare a rate, ah, e allora ne faccio un altro, poi un altro, poi un altro, poi un altro, e quindi un ritocchino tira l'altro, non riesci più a dire basta, e questo è veramente deleterio perché arrivi completamente a trasformarti in altro da te. Quindi quando tu ti guardi allo specchio e non ti riconosci più, credo quello sia il punto di non ritorno, a cui è meglio non arrivare, anche perché la maggior parte degli interventi sono irreversibili.
quindi poi è un bel casino tornare indietro. E io, vabbè, ho raccontato soprattutto una storia di una ragazza molto giovane, poi inizia a fare il primo intervento a 18 anni chiedendo le tette come regalo di maturità. E questo è un fatto di cronaca vero, questa è una moda sempre più dilagante effettivamente, a cui mi sono ispirata, perché credo che più siano giovani le persone, più siano anche indifese, no, rispetto ai messaggi che, da cui siamo veniamo bombardati. Assolutamente. Nei prossimi mesi dove potremo vederti? E adesso la prima cosa è una cosa che faccio a teatro, uno spettacolo che si chiama La Festa, che va in scena dal 24 febbraio al Teatro Cometa Off. E poi, vediamo, nel senso che è un po' ignoto anche a me il tutto. Vediamo che succede, insomma, ci sono dei film in uscita ma non so ancora le date, e ci sono dei progetti in arrivo che non ho ancora firmato, quindi insomma per scaramanzia è meglio non dire niente. Certo, allora noi nel frattempo ti facciamo un grande in bocca al lupo e speriamo di vederti presto al palazzetto per una delle nostre partite. No, assolutamente, e anzi grazie, mando un bacio a tutti i tifosi di pallavolo, a tutti i giocatori di pallavolo amatoriali e professionisti, perché è uno sport bellissimo che vi fa molto onore e che soprattutto fa anche tanto onore all'Italia, più di altri sport che magari invece sono più in primo piano, quindi forza. Grazie a Giorgia Burto. Grazie.